Bentrovati, se siete qui è perché avete scelto di vedere questo nostro appuntamento Agricoltura Oggi, che è giunto alla puntata 1236. Oggi parleremo di consumo di suolo, ci occuperemo anche del Merano Wine Festival con Gianluca Marchesani. Avremo altre considerazioni interessanti come quelle legate alla celebrazione dell'albero, degli alberi, con la festa nazionale dell'albero del 21 novembre. Cominciamo subito con questa notizia, un dato preoccupante sul consumo di suolo, in particolare del suolo agricolo. È un invito di Coldiretti ad approvare in fretta la legge sul consumo di suolo. Preoccupante rapporto di ISPRA sul consumo di suolo. Coldiretti interviene commentando i dati che si riferiscono al 2022. Secondo questi dati, in Italia oltre 9 comuni su 10 si trovano in aree a rischio idrogeologico per frane ed alluvioni, praticamente il 93,9% del totale dei comuni. Il rapido passaggio dal sole al maltempo e da precipitazioni brevi ad intense sono il segnale di un cambiamento che nel 2022 ha provocato una media di 8,8 eventi estremi al giorno, come media. A causa della cementificazione e dell'abbandono, l'Italia ha perso quasi un terzo, circa il 30%, dei terreni agricoli nell'ultimo mezzo secolo, con la superficie che si è ridotta ad appena 12,8 milioni di ettari, con effetti, commenta la Coldiretti, sulla tenuta idrogeologica del territorio e sul deficit produttivo del paese. Secondo Ettore Prandini, presidente di Coldiretti, è necessario accelerare l'approvazione della legge sul consumo di suolo, che giace da anni in Parlamento e che potrebbe dotare l'Italia di uno strumento all'avanguardia per la protezione del suo territorio. La tutela delle piante, la tutela degli alberi, soprattutto nelle aree urbane, nelle città, è un argomento molto importante sul quale Agricoltura Oggi spesso si sofferma, ovviamente con le collaborazioni di esperti come il dottor Matteo Colarossi, che torneremo ad ascoltare fra qualche istante, subito dopo aver chiarito che cosa è la festa nazionale dell'albero. La giornata nazionale dell'albero che attualmente celebriamo è stata istituita con una legge del 2013, la numero 10 del 14 gennaio. La data scelta è quella del 21 novembre, nella quale si cerca di coinvolgere i cittadini con particolare attenzione per i più giovani, con iniziative di vario genere, ad esempio laboratori di educazione ambientale, con test fotografici che iniziano qualche giorno prima. La celebrazione dell'albero in verità ha radici profonde, non è un gioco di parole, perché per le origini si dovrebbe poter andare molto, molto indietro nel tempo. Ad esempio, per fermarci soltanto all'epoca romana, ricordiamo che gli alberi erano tutelati, conservati anche per motivi legati alla religione, ed era consuetudine consacrare i boschi al culto delle divinità dell'epoca. Torniamo avanti nel tempo e scopriamo che la prima festa moderna degli alberi fu voluta da un ministro della pubblica istruzione, pensate, lo fu per ben 7 volte, Guido Baccelli, e volle proporre una giornata nazionale per celebrare l'importanza del patrimonio arboreo. Potremmo concludere che, come sempre, è la storia che può aiutarci a comprendere come vivere il presente e migliorare il futuro, ma lo dimentichiamo.
Abbiamo parlato della festa nazionale dell'albero, il 21 novembre è stata scelta questa data, avete sentito perché. Adesso facciamo un po' di riflessioni. Anche in questi giorni ci sono state cadute di alberi che hanno provocato anche delle tragiche conseguenze, ad esempio nella capitale, ma queste sono problematiche che interessano un po' tutte le città. La cura, l'attenzione per gli alberi delle nostre città è un dato molto importante. Certamente ci sono considerazioni sulla gestione complessiva, anche sull'aspetto economico da fare, però è un argomento che non possiamo sottovalutare. Matteo Colorossi è stato per tanto tempo presidente dell'Ordine dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali della provincia di Pescara, ora ricopre un ruolo molto importante, che è quello responsabile nell'Ordine proprio del verde pubblico. Noi qui ci troviamo in uno dei parchi della città di Pescara, che abbiamo scelto come set per realizzare questa intervista, e ci consente anche di celebrare la giornata degli alberi, che è quella del 21 novembre, una giornata molto importante, una giornata che potrebbe essere di riflessione. Sì, la giornata nazionale degli alberi viene fatta ogni anno proprio per portare all'attenzione insomma, della cittadinanza, ma anche del patrimonio arboreo in generale, quindi anche del verde urbano. Rendiamo il verde che già c'è sempre migliore e cerchiamo di tenere anche sotto controllo da un punto di vista dell'incolumità pubblica, della stabilità. Insomma, gli eventi estremi ci sono e quindi vanno attenzionate le piante. Tante piante purtroppo sono malate e tante volte le amministrazioni che ne hanno, diciamo così, la responsabilità non sono pronte ad affrontare questi problemi. Allora, le piante in generale, patrimonio arboreo italiano delle grandi città, ma anche dei piccoli paesi. In generale è quello che è stato messo nel dopoguerra, nel periodo della ricostruzione, in gran parte. Quindi diciamo che almeno 50 anni gli alberi ce l'hanno e quindi incominciano ad avere dei problemi. Non è tanto oggi che manca l'attenzione, ma è quello che è mancato prima, cioè prima non c'era la sensibilità, molti alberi oggi sono arrivati con delle carie, con problemi strutturali, con fisiopatie, con nuove malattie che arrivano. E ad ogni evento nuovo che arriva, ordinario o estremo, si verificano purtroppo dei crolli, dei cedimenti. E a questo, alla solita pronta risposta all'emergenza, scatta purtroppo la fobia dell'albero che cade. Quindi oggi io penso che sia la giornata per dire: è vero che gli alberi possono cadere, ma è anche vero che gli alberi non possono cadere, nel senso, prima di procedere a un abbattimento frettoloso, a delle capitozzature sbagliate solo perché l'albero si flette, sarebbe opportuno chiamare un professionista agronomo forestale che viene a controllare la pianta, magari anche prima di questi eventi, così la tiene un po' sotto controllo, e poi è il professionista che dice se deve rimanere in piedi, se deve essere curata, se deve essere spalcata o potata correttamente, e poi questo lo farà un manutentore del verde che seguirà le prescrizioni dell'agronomo forestale. Dottor Colarossi, io penso che in una città ci vorrebbero tanti alberi. Pensare ad un viale, a tanti viali, boulevard, sarebbe davvero una cosa molto bella poterla ammirare, anche per proteggersi dalle giornate caldissime d'estate. Però credo che per fare questa operazione, cioè per arricchire una città di alberi, di piante, sia necessario posizionarle in maniera oculata. Allora, certamente le nostre città sono state ricostruite in maniera frettolosa, come dicevamo, dal dopoguerra. Spesso non hanno gli spazi idonei per mettere alberi di prima grandezza, quindi si possono ricorrere ad alberi di grandezza inferiore, cioè alberi che raggiungono i 5 metri, massimo 6 metri a maturità, cioè quando la pianta è diventata ormai adulta e quindi non hanno bisogno né tanto di particolari potature perché si autoregolano e nello stesso tempo riescono a gestire gli spazi. Qual è il problema fondamentale? Che
come sempre manca la pianificazione in generale. Lei parla di un'attenzione costante che ci vorrebbe nel corso dell'anno, tenendo conto anche delle stagioni, ovviamente, gli interventi che sono necessari, ma è particolarmente oneroso per le casse comunali? Più sono il numero degli alberi, certamente più i costi per un'amministrazione per singolo albero tendono a scendere. Quindi diciamo che piuttosto che mettere nuovi alberi quando già se ne hanno tanti, ecco, si potrebbe regolare la spesa con che cosa? Manteniamo il patrimonio arboreo che c'è, cerchiamolo di gestire, cerchiamolo di sostituire quando è impossibile mantenerlo e magari diciamo che i nuovi reimpianti li facciamo sulla base del patrimonio già esistente, perché poi le spese tendono ad aumentare. È una questione di scala delle priorità, ecco, questa è un po' la questione. Grazie. Torniamo sul problema della peronospora che in Abruzzo ha fatto danni, in Abruzzo e non solo, diciamo che sono salvate soprattutto le regioni del centro-nord, ma quelle del sud hanno subito sicuramente l'impatto di questo fungo micidiale che ha provocato, e in particolare, torno a dirlo, nel territorio della regione Abruzzo, nei vigneti della regione Abruzzo, delle conseguenze pesanti. Abbiamo già ascoltato il presidente Alessandro Nicodemi del Consorzio di tutela dei vini d'Abruzzo, che in una precedente intervista aveva esortato la regione a parlare chiaro, nel senso che invece di dare fondi che le categorie legate alla viticoltura giudicano insufficienti, forse è meglio dire con coraggio: non vi possiamo dare nulla, arrangiatevi. Ma c'è stata una protesta che ha visto proprio il Consorzio di tutela dei vini d'Abruzzo in testa, e quindi abbiamo avuto modo di ascoltare nuovamente il presidente Alessandro Nicodemi, e l'intervista era stata condotta da Gianluca Marchesani. Ascoltate quello che ci dice in questa circostanza, spiegando più dettagliatamente qual è il disagio, quali sono le problematiche legate a questa emergenza. Torniamo sulle conseguenze dell'attacco di peronospora che ha provocato enormi danni ai viticoltori abruzzesi. In particolare, ribadisce il presidente del Consorzio di tutela dei vini d'Abruzzo, i più colpiti sono i conferitori. Che la regione intervenga con adeguati sostegni economici è dunque fondamentale per non mettere in ginocchio questi viticoltori e prevenire un eventuale abbandono dei loro vigneti. Una situazione molto grave, ribadisce Alessandro Nicodemi, che potrebbe compromettere il futuro di questo comparto così importante per la regione. Oggi diciamo le soluzioni sono poche, nel senso che manca proprio il prodotto, mancando l'uva manca il vino e quindi mancando il vino manca l'imbottigliato. Per questo noi oggi puntiamo a un ristoro diretto che possa risarcire il danno dell'uva, che è fondamentale. Senza questo ristoro penso che veramente tutto il settore vitivinicolo abruzzese andrà in caduta libera. Per quanto riguarda le aziende, diciamo che un'agevolazione ci è stata data oggi, perché possiamo fare un taglio d'annata al 30%, quindi che significa che dalla vendemmia 22, che è stata una bellissima vendemmia, sulla vendemmia 23, che invece è stata ovviamente poverissima, possiamo recuperare fino a un 30%. Poi confidiamo chiaramente, anche se con poco prodotto, di riuscire a chiudere l'anno per arrivare ovviamente alla vendemmia successiva. Con le altre iniziative come il blocco dei mutui, lo sgravio dei contributi o nuovi finanziamenti a tasso agevolato, le aziende trasformatrici, le cooperative o aziende familiari possono anche trovare un nuovo sostentamento. Ma torno a ripetere, il conferitore che quest'anno non ha dato neanche un chilo d'uva alla cantina sociale o alla cantina privata, cosa gli diciamo? In conclusione, il presidente del consorzio torna su timori per lui purtroppo fondati che il comparto vitivinicolo possa pagare pesantemente le conseguenze di quanto accaduto quest'anno.
ho detto anche in precedenza, già la nostra regione purtroppo non sta vivendo un ricambio generazionale, quindi con già tanti vigneti che vengono estirpati o comunque si abbandonati. Un danno economico del genere che appunto non permetterà al piccolo coltivatore diretto di avere il minimo ristoro anche per condurre economicamente acquisto del gasolio, dei trattamenti, delle concimazioni, cioè tutti i costi necessari per la manutenzione di un vigneto per l'anno prossimo, probabilmente lo porterà anche lui all'abbandono. Restiamo in tema di vino, parliamo questa volta del Merano Wine Festival, è una iniziativa che ha avuto il sostegno della Regione Abruzzo ma che è stata pilotata, diciamo così, dall'ente camerale Chieti Pescara. Ancora una volta diamo la parola dunque a Gianluca Marchesani. Dire sostenibilità non è solo parlare di quella applicata all'enologia, all'agricoltura in genere, visto il contesto nel quale se ne è parlato, parliamo appunto del Merano Wine Festival. Questo argomento ha un risvolto molto più ampio, come è stato accennato durante il convegno proprio nel suo intervento. Diamo quindi la parola al presidente della Camera di Commercio Chieti Pescara, Gennaro Stremer. Certamente la sostenibilità è una parola impegnativa, una parola che ha un significato molto ampio. Per sostenibilità bisogna tener conto della sostenibilità ambientale, della sostenibilità economica e sociale. Di conseguenza dobbiamo fare sicuramente il massimo sforzo per la sostenibilità ambientale sull'agricoltura, che è la cosa più importante che abbiamo sul pianeta. Ma contemporaneamente dobbiamo tener conto che per una sostenibilità generalizzata abbiamo bisogno di tutte le attività produttive, abbiamo bisogno dell'industria, dell'agricoltura, del commercio, dell'artigianato, del turismo e di conseguenza tutte devono poter vivere in armonia tra di loro per avere un paese civile, sostenibile e vivibile. Un Merano Wine Festival con l'Abruzzo sempre al centro dell'attenzione. Crocevia di tanti appuntamenti e momenti significativi. Sotto i riflettori di questa 32esima edizione del Merano Wine Festival, grazie anche al contributo della Camera di Commercio Chieti Pescara. La Camera di Commercio, in collaborazione con la Regione Abruzzo, partecipa a diversi eventi, tra cui anche il Wine Festival Merano, e continueremo a farlo perché riteniamo, come detto prima, che il sistema agricolo è uno dei sistemi importantissimi per la nostra vita comune e per l'Abruzzo e per la sostenibilità. Ma poi come Camera di Commercio facciamo anche tante altre cose. Per esempio adesso avremo 3 giorni dal 22 al 24 di novembre Visionaria, ed è un evento che siamo al terzo anno, dove parleremo del futuro, di innovazione, di sistema energetico e di cosa bisogna che ognuno si impegna per avere una sostenibilità migliore per le prossime generazioni. Come avete sentito anche in questo servizio, torna la parola sostenibilità. È una parola che vuol dire molto, vuol dire conservare quello che abbiamo oggi come valore di energia, di ambiente, anche per le nostre generazioni future. Quindi un'oculata gestione del nostro quotidiano un po' in tutti i campi. E questo concetto di sostenibilità funziona alla grande per un progetto che è stato proposto dall'Università di Bologna, DISTAL. DISTAL è il Dipartimento di Scienze e Tecnologie Agroalimentari. Si parla di difesa, prima abbiamo detto della peronospora. Bene, questo è un argomento molto importante che riguarda anche altri settori. La difesa quindi delle nostre coltivazioni, che può essere una difesa con, diciamo, prodotti di sintesi
di agrofarmaci, può essere una difesa che viene portata avanti con prodotti che invece sono coerenti con l'agricoltura biologica, ma come sentirete, anche per questi bisogna fare attenzione, non esiste una verità assoluta sull'utilizzo dei vari prodotti. Ascoltate. Antonio Masetti, ricercatore dell'Università di Bologna, è un entomologo, docente, e ci parla di questo progetto che sicuramente è un progetto che tende alla sostenibilità. Certo, diciamo che l'obiettivo primario del progetto è mettere a punto e validare in campo delle tecniche di gestione degli insetti dannosi che mirino alla sostenibilità e quindi basate sull'utilizzo per lo più di prodotti di origine naturale e di altre tecniche o metodi che siano sostenibili dal punto di vista prevalentemente ambientale. Uno degli obiettivi principali del progetto è quello di andare a ridefinire o comunque a migliorare i disciplinari e le linee guida che regolamentano e diciamo guidano appunto la gestione biologica e anche integrata delle culture, e quindi questo è sicuramente uno degli obiettivi primari del progetto, e quello che ci proponiamo è che non rimangano concetti astratti nel laboratorio ma vengano appunto applicati direttamente nei campi. Quali sono le colture che voi state studiando per questo progetto BioNature? Sì, il BioNature gli studi vengono fatti sia su seminativi, quindi abbiamo cereali come il frumento e soia, e poi abbiamo anche alcune sperimentazioni in pereto, e tutte queste sperimentazioni vengono fatte diciamo cercando di trovare dei sistemi di gestione per gli insetti che al momento risultano maggiormente dannosi, come le cimici, in particolare la cimice asiatica e le cimici dei cereali sul frumento, e anche agli afidi prevalentemente per quanto riguarda anche in questo caso il frumento. Francesco Lami è un entomologo ed è impegnato qui nell'Università di Bologna nella ricerca. La sua è una ricerca sul progetto BioNature che è stata portata avanti in laboratorio e che, diciamo così, da quello che mi stava dicendo, apre le porte a nuova ricerca. Sì, allora noi abbiamo effettuato queste prove che erano volte a capire l'efficacia di alcuni insetticidi di origine naturale, come oli essenziali, macerati e saponi insetticidi, sugli insetti dannosi come gli afidi, e la loro invece selettività nei confronti di insetti utili, di quanto si potevano utilizzare mantenendo la sicurezza per coccinelle e per altri nemici naturali degli afidi che invece ci danno una mano. È emerso che, come ci si poteva aspettare, alcuni di questi prodotti diciamo innovativi come oli essenziali e macerati erano più selettivi nei confronti degli insetti utili rispetto all'alternativa più usata, che è il piretro, un altro insetticida naturale ma poco selettivo, però erano meno efficaci nei confronti dell'insetto dannoso che nel nostro caso abbiamo testato, un afide, l'afide del pesco. Tuttavia la cosa inaspettata è che comunque anche il prodotto più efficace ma meno selettivo, cioè il piretro, si è rivelato essere meno dannoso per gli insetti utili di quanto ci si sarebbe potuti aspettare, mentre alcuni altri dei prodotti più selettivi comunque hanno avuto si sono rivelati meno efficaci sull'insetto dannoso, ma hanno avuto anche qualche effetto negativo sugli insetti utili. Quindi la morale di questa favola è che non bisogna fare di tutta l'erba un fascio, ma valutare caso per caso l'efficacia e la selettività di ciascun prodotto, indipendentemente da se sia naturale, sintetico, pirettrina piuttosto che olio essenziale e così via. Umberto Crivellari è il tecnico dell'Agricola Dante, noi siamo qui per parlare di questo progetto BioNature, che è un progetto di sostenibilità. Ecco, ci parla degli interventi che fate in campo per raggiungere questo obiettivo. Sostenibilità per un'azienda come la nostra significa anche aprire le porte alle università e dare loro la possibilità di sfruttare i nostri terreni per gli studi di nuovi prodotti naturali, che, come diceva prima il docente, servono sia
per cambiare un po' le vedute delle aziende e usare meno chimica, ma anche per rispettare l'economia di un'azienda, che è importantissima. Noi come sostenibilità per ora possiamo dire che cerchiamo di sfruttare al massimo i terreni senza effettuare troppe lavorazioni e quindi fare dei secondi raccolti. Oppure come sostenibilità possiamo dire per esempio la lotta al ragnetto rosso, che è un'altra problematica della soia, usare l'irrigazione, che è un sistema naturale, per fronteggiare questo problema. Oppure con l'uso di oli vegetali, che sono già in mercato oggi e vengono usati soprattutto nei bordi campo e nelle testate dove il problema è più presente, come quello della cimice, insomma. Il professor Giovanni Burgio, entomologo dell'Università Bologna Distal, è responsabile scientifico del progetto BioNature. Tutto deve essere studiato in maniera diciamo chiara, scientifica, tecnica e avere sempre cognizione di causa di tutti i fattori che sono nella difesa. Chiaramente questi prodotti naturali generalmente sono meno impattanti ovviamente dei prodotti chimici, dei pesticidi chimici, però ci sono eccezioni e in ogni caso si sa poco e queste lacune devono essere colmate. I risultati la soddisfano? I risultati sono stati interessanti, ecco, sono emersi soprattutto aspetti relativi alla selettività nei confronti della fauna utile, che penso che siano gli aspetti che siano stati i più, diciamo, interessanti, che possono coadiuvare l'utilizzo delle strategie di difesa anche in biologico. Vi ringrazio per essere stati con noi, per aver visto la puntata di Agricoltura Oggi numero 1236. Saremo ancora insieme ovviamente per la trasmissione televisiva, ma ci sono i nostri contatti social, c'è il nostro sito, c'è lo spazio di Agricoltura Oggi su YouTube, che come spesso ricordo funge un po' da archivio. Io vi ringrazio ancora e vi auguro una serena prosecuzione di giornata. Thank you.